Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Questo tutorial sarà il primo tutorial dedicato alla serie GIMP for Dummies, quindi GIMP per tutti. Vediamo insieme i contenuti di questo tutorial. In questo tutorial vedremo come ridimensionare un'immagine, gestire il peso dell'immagine, quindi la sua qualità, e come ritagliare una foto e come ruotare e capovolgere la foto. Procediamo. Per prima cosa vediamo come ridimensionare una foto. Quindi una volta aperta la nostra foto, andiamo nel menu Immagine, Scala Immagine e da qui possiamo gestire la larghezza e l'altezza della nostra fotografia. Quindi poniamo il caso, vogliamo ritagliare l'immagine, anziché con una larghezza di 1920, vogliamo ottenere una larghezza di 640 pixel. Diamo invio e in automatico GIMP andrà a regolare l'altezza con la giusta proporzione rispetto alla larghezza da noi digitata. Tutto questo perché questa catenella è sana. Se io vado a spezzare con un click questa catenella, tutti i valori impostati sia per la larghezza che per l'altezza resteranno impostati solo lì, quindi non andrà a regolare in automatico né l'altezza né la larghezza. Infatti, se io vado a digitare 320 come larghezza, la mia altezza resterà invariata. Vi sconsiglio di utilizzare questo sistema perché una volta che fate clic su scala andrete a ottenere questo risultato, quindi un'immagine del tutto deformata. Quindi ricordatevi sempre di controllare se la catenella è sana o è spezzata. Detto questo, passiamo alla qualità, quindi il peso dell'immagine. Una volta terminato il nostro lavoro, il nostro progetto, andiamo a salvare il file. Quindi da file andiamo a selezionare esporta come, perché vi ricordo che facendo salva o salva con nome, GIMP andrà a salvare nel suo formato proprietario. Ma questo lo tratteremo in un tutorial successivo più avanti. Quindi andiamo a fare clic su Esporta come, scegliamo il nome del nostro file, quindi scacchi bis.jpg, e andiamo a fare clic su Esporta. Da qui possiamo notare che la qualità dell'immagine ha un valore di 100%. E la sua dimensione è pari a 1,2 MB. Se non vedete questo valore è perché non avete il segno di spunta su mostra l'anteprima nella finestra immagine. Quindi andate a fare clic per mettere il segno di spunta e otterrete in automatico la dimensione del file. E per gestire la qualità basta ridurre la percentuale, quindi per esempio già con un valore di 90 andremo a ottenere un file di 441 KB. Vi consiglio di come valori mantenervi tra i 100 e al massimo 70 di qualità, in modo tale che andrete a ottenere innanzitutto un'immagine molto più leggera, già vedete 209 KB. Non scendete mai sotto la soglia dei 70 perché andrete a ottenere un'immagine molto sgranata, quindi mantenetevi sempre tra i 70 e i 100. Per l'utilizzo web delle immagini vi consiglio un valore che va tra i 70 e i 90, quindi in base al vostro utilizzo mantenetevi in questo range, tra i 70 e i 90 di qualità. Una volta scelta la nostra qualità, possiamo fare clic su Esporta e abbiamo ottenuto il nostro file con qualità 70 e la dimensione sempre 1220 pixel per 1277. Non confondete la dimensione in pixel con la dimensione effettiva del file, quindi il peso del file. Andiamo a vedere come ritagliare una porzione della nostra fotografia. Quindi scegliamo lo strumento Ritaglia e
attraverso un semplice clic, quindi con il tasto sinistro teniamo premuto, e trasciniamo la nostra porzione di immagine, o meglio la nostra selezione per il ritaglio. Per esempio, io voglio tagliare pressappoco al centro, a metà, questa foto, quindi faccio così, lascio il tasto sinistro e otterrò questa parte che GIMP evidenzia con questo nero, verrà ritagliata, quindi verrà eliminata dalla nostra foto, e questa parte che vedete qui illuminata sarà la porzione effettiva di foto che andrò a lasciare. Faccio un clic su invio e ho ottenuto la mano con il pezzo di scacchi. Ripetiamo la procedura, per esempio ritagliando solo il cavallo degli scacchi. Quindi mi posiziono qui, tengo premuto il tasto sinistro del mouse e trascino la mia selezione in modo da far rientrare il cavallo nel rettangolo. Una volta che ritengo che vada bene, lascio il tasto sinistro e do invio da tastiera e ho ottenuto solo il cavallo dalla foto. Se volete rimediare e aggiungere qualche altra cosa al ritaglio, basterà fare clic su Modifica, Annulla il ritaglio, o da tastiera Ctrl più Z per annullare il ritaglio. Successivamente poi vedremo come utilizzare lo strumento Ritaglia attraverso altri strumenti, ma per ora, essendo che è un tutorial base, utilizzeremo solo lo strumento Ritaglia. Vediamo come ruotare l'immagine. Quindi dal menu Immagine andiamo su Trasforma e vediamo le voci proposte. Quindi abbiamo ruota di 90 gradi in senso orario, ruota di 90 gradi in senso antiorario e ruota di 180 gradi. Quindi abbiamo tre scelte selezionabili da questo menu. Quindi andiamo a vedere. Per esempio, per ruotare la nostra immagine verso destra di 90 gradi, facciamo clic e abbiamo ottenuto una rotazione di 90 gradi in senso orario. Viceversa, se io voglio ruotare ancora l'immagine di altri 90 gradi, basterà ripetere l'operazione. Quindi immagine, trasforma, rifletti in senso orario di 90 gradi. E abbiamo ruotato di altri 90 gradi la nostra immagine. Andiamo a annullare e vediamo come capovolgere la nostra immagine. Per capovolgere la nostra immagine basterà recarci sempre nel menu Immagine, Trasforma e selezionare o rifletti orizzontalmente o rifletti in modo verticale. Quindi, per esempio, vogliamo capovolgere la nostra immagine in modo verticale. Facciamo un clic su Rifletti verticalmente e abbiamo ottenuto gli scacchi nella parte superiore e il nostro soggetto nella parte inferiore dell'immagine. Bene ragazzi, per questo tutorial finisce qui. Lasciatemi un commento se volete magari un tutorial specifico su GIMP o se riscontrate dei problemi con questo tutorial, e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao.